Viene nel capoluogo lombardo. E oggi è stata presentata la lista Milano Popolare, quella voluta dal nuovo centrodestra in appoggio al candidato Stefano Parisi. Il primo nome di questa lista è quello dell'ex ministro Maurizio Lupi, che oggi ha detto: "Io della Lega, noi della Lega non abbiamo nessuna paura". Sentiamo il servizio di Michele Lanati. Nessun timore della Lega Nord, che a Roma è un avversario di NCD, ma nel capoluogo lombardo un alleato. Maurizio Lupi, capolista di Milano Popolare, nel corso della presentazione della sua lista, che è avvenuta oggi, ha affrontato uno dei temi più spinosi, ossia il delicato rapporto tra il suo partito e il Carroccio. Su posizioni spesso agli antipodi e schieramenti opposti in Parlamento, con NCD che sostiene il governo mentre la Lega è insieme al Movimento 5 Stelle il principale avversario dell'esecutivo, alle elezioni comunali del prossimo 5 giugno, i due gruppi capeggiati a livello nazionale da Angelino Alfano e Matteo Salvini saranno fianco a fianco. Un matrimonio di interesse, dicono a Milano gli avversari, che risulterà problematico gestire anche dal punto di vista amministrativo in caso di vittoria. Insinuazione respinta con forza da Lupi, che nega anche che per la sua lista ci sia il rischio di risultare subordinata all'interno dell'ampia coalizione di centrodestra rispetto al Carroccio. Smettiamola con queste polemiche che sono assolutamente inutili, perché se no dovremmo fare adesso una nuova strofa della canzone di Gabber sull'abbigliamento, se chi mette il jeans è di sinistra oppure chi come noi ha la cravatta è di destra. Ma il vero tema, io e noi non abbiamo paura della Lega. Anzi, proprio perché la sfida è tornare a governare Milano, la democrazia vuole che ci sia una maggioranza fatta da coalizioni, se no uno al 51% che si presenti alla città. La Lega rappresenta un pezzo di elettorato e di cittadini milanesi che hanno paura e che è legittimo. Il punto non è questo e quindi possono dare il loro contributo. Il punto che invece noi lanciamo è che solo con una forte di nuovo proposta di centro, moderata e liberale, ci si può alleare. Non sembra preoccuparsi dei possibili conflitti interni il candidato sindaco di centrodestra Stefano Parisi, a cui spetta il compito di continuare a mantenere unite le varie anime della sua coalizione. Cosa avvenuta finora a Milano e risultata impossibile, ad esempio, a Roma e in altre importanti città italiane che si presentano al voto. Sì, beh, chiaro, a Milano mi sembra ormai molto evidente che c'è una coalizione molto forte, molto consolidata, che ha voglia di vincere le elezioni e si vince quando si è uniti. È l'unico modo nel sistema maggioritario di poter vincere. In più, noi abbiamo trovato anche un accordo sul programma, quindi siamo d'accordo sia, c'è un accordo ovviamente sia sul candidato che sul programma, e questo dà una forza elettorale considerevole al centrodestra qua a Milano.